partite, così la definiscono alcuni, il derby. Ma per me è una grande fesseria, è solo una partita, è solo una partita, è quello che è l'immaginario popolare, non può e non deve assolutamente andare oltre nella considerazione di chi scende in campo. Chi scende in campo deve pensare che ci sono 3 punti in palio, perché se l'equazione fosse vera, quello che dice lei, allora sarebbe veramente grave. Cioè che ci sono partite dove si dà il 2000 per 1000 e tutte le altre ci si può accontentare di quello che passa il convento. E così non deve essere. Ma dalla parte del dirigente, la mentalità... Ma io purtroppo l'ha chiesta a me. Sì. Io faccio il dirigente, non faccio il tifoso. Quindi vi rispondo che ci sono in palio 3 punti. 3 punti importanti, 3 punti... che ce li giochiamo contro un signor avversario, contro una squadra forte che gioca bene, e a detta pure del presidente, mi sembra che ho letto delle dichiarazioni in passato che il Palermo attuale esprima il miglior calcio della sua gestione, questa è una cosa che mi fa piacere, perché è guidata da un allenatore bravo, competente, capace, e i frutti si stanno vedendo, quindi... affrontiamo un avversario importantissimo, ma io dico anche che il Catania non ha niente da invidiare al Palermo. È una partita che ce l'andiamo a giocare lì, il Palermo ha dalla sua il fattore campo, c'ha uno stadio che presumo sarà interamente colorato di rosa-nero, però loro sanno, devono sapere perfettamente che scendiamo in campo tutti là. In quel rettangolo di gioco ci saremo tutti, tifosi, squadra, tecnici, perché deve essere sempre così, non perché ci sia il Palermo, perché deve essere così, questo deve essere lo spirito che ci deve animare sempre. Dietro, a proposito di Palermo, ha segnato l'altro giorno Capuano, li ha visti bene sia Potente che Capuano, a prescindere dai gol, si sono inseriti bene nella squadra? No, sono due giocatori che noi Capuano l'avevamo trattato prima che il Palermo. Quindi è un giocatore che è nel nostro mirino da diverso tempo, l'abbiamo potuto prendere e ci auguriamo che possa esprimersi compiutamente. Io dico che ancora devono far vedere tanto di più, perché nelle loro potenzialità è di poter dare tanto di più. Questo, quando Capuano da una parte e Potenza dall'altra, quando assimileranno lavoro, concetti e anche abitudini allo sforzo, perché non dimentichiamo che quando non si gioca con continuità purtroppo non si assimila il passo giusto, e loro non hanno giocato per diversi mesi, quindi ci auguriamo che giocare sempre di più col Catania possa consentire loro di esprimersi al 100% e noi di ammirare dei giocatori ancora più forti di quelli che abbiamo ammirati. Avrà parlato con la squadra? È felice la squadra di questi 3 punti? No, io veramente ancora non ho parlato con la squadra, lo facevo sempre prima di questo, ma sono anche arrivato in ritardo perché avevo una cosa da sbrigare giù, quindi ci parlerò domani. Io penso che il successo di domenica sia servito soprattutto da un punto di vista psicologico, perché sfido chiunque ad esprimere un buon calcio e poi puntualmente non portare punti a casa. Poi, se a questo aggiungiamo che nelle ultime 2 partite abbiamo letteralmente buttato al vento 4 punti nei minuti di recupero, questo penso avrebbe ammazzato un elefante, però io ho apprezzato e ammirato nella squadra la capacità di essere gruppo, di resistere e di aver affrontato la regina con una buona lena e di aver fatto come avevano fatto a Verona contro il Chievo la partita che dovevano fare. Io, se ricordate bene, la settimana scorsa avevo detto comincia un nuovo campionato. E mi sembra che in queste 2 partite il Catania ha fatto 4 punti e potevano essere anche 6. Ha detto 4 punti tra Chievo e
io gli auguri, gli auspici sono una cosa, quello che poi il campo ti porta su un piatto, ti porta servito a tavola è un altro tipo di discorso. Io so che affrontiamo una squadra che in casa non ha mai pareggiato, sempre vinto e qualche volta perso, forse contro la Juve se non sbaglio, e poi ha sempre vinto, quindi un autentico rullo compressore in casa. Di contro il Catania non vince fuori casa da chissà quanto, però io lo ripeto e lo dico a chiare lettere, noi non abbiamo niente da invidiare a Palermo, siamo una squadra che ha un organico, diciamo che paritario rispetto al Palermo, quindi al di là del fattore campo sarà una partita giocata in campo e poi alla fine noi tireremo le somme e vedremo il campo cosa avrà detto. Direttore, si è parlato molto delle due tifoserie, l'ultimo intervento è stato di Zamparini che ha detto i tempi non sono ancora maturi perché ci sia la tifoseria del Catania a Palermo e quella del Palermo a Catania, indipendentemente dagli sforzi che si stanno facendo penso anche dalle due società perché le cose migliorino e cambino, è d'accordo con quello che ha detto Zamparini o no? No, non sono d'accordo perché nessuno ha il timer per poter decidere quando i tempi sono d'accordo, sono forieri di buone notizie o meno. Io penso che negli ultimi 3 anni io metto sulla bilancia quello che è il comportamento dei tifosi del Palermo e quello che è il comportamento dei tifosi del Catania. Penso che il comportamento delle due tifoserie meriti che le due squadre possano giocare una partita davanti a tutte e due le tifoserie, e per fare questo ci vuole un atto di coraggio. Io capisco che non è facile trovare il primo fessacchiotto che decide di far giocare Catania-Palermo, sono dei rischi notevolissimi e che i rischi non se li voglia assumere nessuno, potendo me li assumerei volentieri io, ma purtroppo posso soltanto auspicare che chi di dovere per esempio nella prossima annata decide che pronti via le due squadre debbano e possono giocare davanti ai loro tifosi. Direttore, tornando ad analizzare in generale quella che è la classifica... Scusate, ma la considero una forma di ghettizzazione, anche quella. Cioè, io posso capire all'inizio e posso capire qualora ci trovassimo in presenza di reiterati, ma io non vorrei tornare a quell'episodio, un episodio che lascia ancora oggi la pena nel cuore a tanti, però io non mi stancherò mai di dirlo. L'ho detto allora, l'ho continuamente ribadito, lo dico ancora oggi, il pubblico di Catania non è quello là. Il pubblico di Catania ha dato grandissime dimostrazioni di essere un pubblico appassionato, sì, ma civile. È un po' la generalizzazione che colpisce il mondo del calcio. Sono tutti cretini, sono tutti bravi. Colpisce il mondo in generale, non il mondo del calcio. Ma in particolare per questa decisione. Noi purtroppo che dobbiamo fare? Noi siamo il paese del Grande Fratello, il paese delle veline, il paese delle... Cioè, io non... Questa è generalizzazione, ma devo dire la verità. Oggi i parametri di valutazione sono ben altri che non la meritocrazia.